Scuole superiori si torna alla didattica a distanza per una settimana. Via dell'acquedotto sempre più riqualificata. Ecco il nuovo bocciodromo. Settimana rossegnana, weekend con tre grandi concerti su Rossini TV. Basket positivo al Covid dell'allenatore della VL Yasmin Repeja. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV che ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale della sera, telegiornale di venerdì 26 febbraio che apriamo con la nuova ordinanza regionale. Che da domani sabato 27 fino al 5 di marzo chiuderà tutte le scuole superiori delle Marche, riportandole al 100% di didattica a distanza. E questo l'effetto della nuova ordinanza firmata oggi dal governatore Francesco Acquaroli, ma che era già stata preannunciata ieri sera e che ci viene spiegata nei dettagli nel nostro primo servizio. È durata un mese la didattica in presenza nelle scuole superiori marchigiane. Appena il 25 gennaio scorso gli istituti riaprivano le porte e, tra l'altro, lo facevano solo per ospitare il 50% degli studenti. Domani, sabato 27 febbraio, le richiuderanno. È questo l'effetto dell'ordinanza regionale firmata oggi dal governatore Francesco Acquaroli, che ha disposto la chiusura di tutte le scuole superiori delle Marche fino al 5 marzo con il 100% di didattica a distanza. Nelle province di Ancone e Macerata, le più martoriate dai contagi in quest'ultimo mese, verranno chiuse anche le seconde e terze medie. Restano in presenza le prime medie, così come resta garantita la possibilità di svolgere in presenza laboratori e la didattica per studenti con disabilità. Misure restrittive pensate come contrasto ad una situazione contagi preoccupante, nonostante il fulcro del problema sia attualmente nella provincia anconetana. Sono infatti 333 le classi scolastiche in quarantena nelle Marche, ovvero il 3,19%, e sono circa 3.400 i ragazzi in quarantena in provincia di Ancona, cioè più dei 3.000 che si contano in tutte le altre province marchigiane. È stato un provvedimento trangugiato a fatica dal comune di Pesaro che proprio poche ore prima dell'ordinanza regionale aveva pubblicato date, luoghi e modalità del suo secondo screening di massa rivolto agli studenti delle superiori della città. Aggiungendo questa volta anche i tamponi alle scuole medie. Oltre al danno, la beffa per il comune di Pesaro, che già aveva ricevuto un altro no dalla regione agli screening studenteschi, e ora si vede pure chiudere le scuole quando i tamponi erano un indicatore utile a tenerle aperte. Comune di Pesaro deciso però a riorganizzarsi, tant'è che domani presenterà un piano rivisto di screening conseguente all'ordinanza regionale. Non solo scuole che chiudono e tornano alla didattica a distanza dall'1 marzo, ma da lunedì tutta la Regione Marche sarà zona arancione. La notizia era nell'aria da giorni e la conferma è arrivata alle 18 di oggi attraverso un post pubblicato sui canali social del governatore Francesco Acquaroli. Una comunicazione notificata al Presidente della Regione dal Ministro della Salute Speranza. Da una settimana erano stati già confinati in zona arancione 20 comuni anconetani sull'onda della preoccupante recrudescenza del virus. Ma da lunedì 1 marzo sarà tutta la regione Marche a passare all'arancione dopo due settimane trascorse in zona gialla. Con 732 contagi, la giornata di ieri è stata quella con il più alto numero di casi di Covid nella regione Marche in questi due mesi di 2021. Oggi il tasso di contagi si conferma sostenuto con 686 casi su 3.475 test nel percorso nuove diagnosi per un totale di 5.563 tamponi. Il tutto in un rapporto positivi testati cresciuto fino al 19,7%. Quasi metà dei contagi appartengono alla provincia di Ancona con 323 casi, ma Pesaro è al secondo posto con 144. Nella giornata di ieri si sono registrati anche 5 decessi di marchigiani contagiati da Covid-19. E continua in tutta la regione Marche la campagna di vaccinazione dedicata agli over 80. Per quanto riguarda Pesaro, per gli ultra-ottantenni che non si sono ancora prenotati, è ora attivo un nuovo servizio di prenotazione organizzato dal comune e dal distretto sanitario. Ora ci si può infatti prenotare anche recandosi nelle farmacie comunali oppure telefonando ai centri sociali. Le farmacie aderenti a questo servizio sono la Cattabrighe, la Villa San Martino in via Solferino, la Centro in strada Adriatica, la Muraglia in via Comandino, la Mare in via De Fiume, l'Andrea Costa di via Giolitti, la Pantano di via Dandolo, la Soria di via Laurana, la Villa Fastigi di via Fastigi e la Farmacia di Gabicce Mare in via Donizetti. Per quanto riguarda i centri sociali ai quali ci si può rivolgere, sono invece l'Adriatico, l'Asilo Magniz, il Gualdoni, il Parco dei Tigli e il Vismara. Ed ora ci occupiamo di alcuni lavori in corso nella città di Pesaro. Continua a riqualificarsi, ad esempio, via dell'acquedotto con il nuovo bocciodromo che potrebbe essere inaugurato tra poche settimane. È un intervento questo che rientra all'interno del progetto del bando delle periferie. È un investimento che ci ha permesso anche di, di aggiudicarci il bando delle periferie eh, con contributi nazionali di circa 11 milioni e 200 mila euro che prevede una riqualificazione complessiva di tutta quest'area che è già partita con eh, skate park, park, pump trek, il teatro della piccola ribalta, un locale eh, di pubblico spettacolo a ridosso del teatro della piccola ribalta e stiamo andando in gara ora per la ciclabile, il ponte di collegamento che eh, permetterà ai cittadini di Tombaccia, diciamo della zona nord della città, di collegarsi al parco 25 aprile. Questa è una struttura sportiva e per il gioco delle bocce, omologata eh, per le gare nazionali, in, in zona non, eh, non c'erano fino a prima. Il vecchio bocciodromo che andremo a dismettere, Concordia, eh, potrà essere alienato, quindi parte delle risorse impegnate per la realizzazione di questa struttura verranno recuperate attraverso l'alienazione del vecchio bocciodromo e qui è prevista ovviamente una sala bar eh, aperta anche all'esterno quindi la possibilità eh, per tutti i fruitori, nuovi fruitori e vecchi fruitori di quest'area di eh, utilizzare dei servizi del bar, abbiamo la caserma, l'area camper, quindi tante attività a cui il bar può fare decisamente comodo. C'è una tradizione di, di biliardo molto forte, anche al vecchio Concordia, che si svilupperà anche in, in questo luogo. Quindi tutte quelle attività che eh, fanno sì che in questa pezza di città ci sia eh, un, una vita piena dai più piccoli appassionati di skate e di palm track ai più grandi magari che giocano a biliardo, giocano a carte o Giocano a boccia, è un impianto che qualcuno contesta, ma secondo me deve avere grande dignità. È uno sport come tutti gli altri. Il comune ha investito tantissimo nelle, negli impianti sportivi, dai campi di calcio alle palestre. Stiamo preparando il bando di gara per una nuova palestra eh, legata alla scuola eh, di Via La Marmora quindi, una palestra eh, con on, omologazione CONI quindi, con grandi potenzialità sia per la pallacanestro che per la pallavolo. È una attenta allo sport che fa dello sport il, il fiore all'occhiello, anche del turismo in bassa stagione. Lavori pubblici in città e pure in mare, dove è in corso un'opera di rinforzo delle scogliere che ci viene illustrata dallo stesso Assessore Enzo Belloni. Stiamo eh, terminando adesso, in, proprio in questa settimana, termineremo i lavori delle scogliere di Ponente. La Chiatta attualmente è qui in mare per terminare questo intervento, un intervento complessivo di 780 mila euro che ci permetterà, ci auguriamo insomma, di avere meno erosione eh, almeno in quel lato di costa. Il ribasso di questo intervento mh, avevamo pensato di utilizzarlo per una sistemazione parziale di tre scogliere sottomonte ma eh, gli aspetti burocratici ci hanno fermato quindi dovremmo Partecipare ad un nuovo bando pensando di avere in cassa già la quota del ribasso che era di nostra competenza. Queste scogliere sono state realizzate e finanziate in parte dall'amministrazione comunale per circa il 50% e per il 50% dalla regione, però la burocrazia non ci permette di spendere i ribassi in un progetto differente da, da quello di ponente, quindi purtroppo lasciamo sul banco. Circa, stimati circa 150 euro di lavoro. Contiamo però di recuperarli a breve. La giunta fanese ha approvato l'aggiornamento del masterplan generale comprendente il tratto di ciclovia adriatica che riguarda proprio la città della fortuna. Un importante passo avanti verso la realizzazione di una infrastruttura cruciale per il turismo e per la mobilità leggera dei cittadini. Il servizio è di Simone Celli. Ciclovia Adriatica, avanti tutta. Giovedì la giunta Fanese ha dato l'ok ok all'aggiornamento del masterplan generale comprendente il tratto di percorso ciclabile che andrà da Torrette a Ponte Metauro incluso. Un altro importante tassello dunque verso la concretizzazione di un'opera che unirà Marotta a Pesaro. Una grande ciclovia che, allargando ancora di più lo sguardo, un giorno creerà un ponte tra Trieste e Santa Maria di Leuca, nel Salento. Abbiamo già iniziato a lavorare nel primo stralcio che è quello di Ponte Sasso che inaugureremo a maggio, dall'in poi quindi diciamo dal rio Crinaccio al via Iozzino sarà il secondo stralcio e dal via Iozzino al ponte Metauro incluso sarà il terzo stralcio. Abbiamo già iniziato a lavorare sul secondo stralcio che è in fase di progettazione, uno studio di fattibilità tecnico-economica, uno studio preliminare un po' avanzato questo tracciato sarà largo 4 metri e passerà diciamo sull'arenile quindi tra le proprietà privata e la, la concessione ci saranno degli spostamenti, è già iniziato questo iter di eh, dialogo anche con i proprietari per poter iniziare questi lavori e, eh, mentre invece dal terzo stralcio da via Iuzzino al ponte Metauro si è scelto di passare a monte della ferrovia quindi si uscirà eh, appunto da via Iuzzino e si passerà eh, a 10 metri circa dalla, 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 dalla rete ferroviaria eh, su un rialzato dove eh, nascerà questa ciclabile con eh, isole di sosta e comunque tutti i servizi accessori a monte della ferrovia arriverà eh, verso il ponte Metauro e qui abbiamo... È uno, uno snodo molto importante che collega sia il quartiere di Tombaccia che anche le future ciclovie turistiche sul fiume Metauro e abbiamo lasciato una, una, opzione, diciamo una doppia opzione perché questo ponte potrà sorgere accanto alla ferrovia oppure accanto alla statale e abbiamo già informalmente parlato con la Regione per poter avere il loro supporto, la loro progettazione come è stato fatto per il, fiume, per il ponte sul fiume Cesano e, e quindi questo sarà il prossimo passo. È molto importante aver approvato. Abbiamo fatto questo master plan che dà diciamo, la visione generale e abbiamo chiarito le idee su eh, dove passerà questo tracciato, importantissimo perché eh, per i futuri finanziamenti che siamo certi che sulle ciclovie turistiche eh, verranno, ci saranno. Eh, abbiamo appunto eh, è il primo step per poter accedere a questi finanziamenti successivamente dopodiché adesso eh, inizieremo proprio con la progettazione eh, preliminare e, e poi fino ad arrivare insomma, a degli stadi più avanzati dove sviscereremo più nel dettaglio come sarà e che problematiche eventualmente ci, sarà, ci sono Andiamo verso gli obiettivi che ci siamo dati quella della ciclovia Adriatica che per noi diventa un'infrastruttura importante e fondamentale che si collega con la parte esistente Fanno Pesaro. È un'infrastruttura importante per il turismo, è importante per la mobilità leggera anche dei nostri concittadini. Siamo pronti per la seconda fase che è quella della progettazione, innanzitutto quella della fattibilità, ma soprattutto pronti per quelle che sono le opportunità da recovery plan che sappiamo che rientrano a pieno titolo sia delle indicazioni regionali ma anche nazionali, quindi vogliamo farci trovare preparati per quel momento, ma è una risposta anche a una strategia complessiva della città. Insomma, un altro tassello importante lo abbiamo messo. Ed ora ci spostiamo a Cartoceto, dove il comune ha ottenuto un finanziamento statale di un milione e mezzo di euro per il restauro conservativo della cinta muraria crollata nel 2012. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Una notizia molto importante, attesa dalla comunità locale e soprattutto un obiettivo al quale l'amministrazione non ha mai smesso in questi anni eh, di lavorare. Eh, una ferita al centro storico del capoluogo di Cartoceto, iniziata tra il 2012 e il 2013 con i due crolli che hanno interessato due parti diverse del centro storico di eh, Cartoceto, in questi anni sono stati investiti già oltre 1.600.000 euro, ma questo contributo ulteriore di eh, circa un milione e mezzo di euro ci consentirà di scrivere la parola fine su quelli che sono ancora i tre interventi eh, necessari, ovvero la messa in sicurezza, il consolidamento e il restauro conservativo del eh, terzo stralcio lungo via Cavour, del bastione pentagonale e anche della, eh, di piazza Marconi, che in parte va eh, ricostruita. Con questo ulteriore contributo, dicevo, concludiamo eh, tutti quelli che sono gli interventi ancora necessari eh, rispetto alla cinta muraria di Cartoceto alla quale possiamo così eh, ridare nuovo splendore e soprattutto la bellezza originaria che merita. La Fondazione Filippo Fattori ha istituito la ventitresima edizione del premio agli studenti delle scuole di primo e secondo grado della provincia affetti da distrofia o affezioni di natura neurologica che hanno frequentato con profitto l'anno scolastico 2019-2020. Le domande al concorso andranno presentate entro il 15 maggio nella sede della Fondazione Fattori in via Passeri 159. Domenica 28 febbraio torna l'operazione Cotton Fioc promossa dall'ente Parco San Bartolo, dal quartiere 9 Soria Tombaccia e dalle associazioni ambientaliste. Un'operazione che prevede la rimozione di rifiuti e di plastiche dalla spiaggia di Baia Flaminia. L'appuntamento per chi volesse partecipare alle ore 15 proprio nella spiaggia, armati di guanti da lavoro e mascherina da tenere per tutta la durata dell'iniziativa. Prosegue con due concerti dell'Orchestra Sinfonica Rossini la settimana Rossignana Digital Edition trasmessa interamente da Rossini TV. Questa sera appuntamento con il buon compleanno Rossini alla presenza del solista Giovanni Gnocchi. Concerto che si terrà al Teatro Rossini così come il duetto rossignano di domani sabato 27 febbraio sempre alle 20.30 con il duo Bacelli Zanchi. E domenica invece la settimana rossignana sarà chiusa dal concerto del Conservatorio Rossini in collaborazione con ROF. Ne abbiamo parlato con il direttore del Conservatorio Fabio Masini che ci ricorda anche quest'anno molto particolare per tutti i suoi allievi. È un momento importante dell'anno per tutta la città di Pesaro perché eh, appunto quest'anno lo intitoliamo auguri Rossini così a discapito del... Problema del compleanno o non compleanno. E questo quest evento, questo grande evento che sarà mandato in streaming domenica prossima sarà in collaborazione tra il conservatorio e Rossini Opera Festival. In quanto il conservatorio con tutti i nostri giovani studenti eh, ha allestito un'orchestra e, e anche le classi di canto hanno fornito tutto un numero di studenti di canto, quindi i nostri cantanti, e in più ci saranno due. I cantanti professionisti del Rossini Opera Festival che sono la Gianfaldoni e Adaini, i quali canteranno anche insieme ai nostri studenti, quindi sarà anche un momento di compartecipazione tra chi questo mestiere lo fa già a livello professionale e chi sta studiando per poterlo fare. Ecco quindi, questo è un grande momento, è una grande festa perché in un momento così difficile il fatto di riuscire a resistere e a partecipare a questo grande momento è anche un motivo di speranza per tutti noi come scuola, come conservatori e per i nostri giovani. Ecco, appunto, come scuola, come conservatore, è un momento che arriva ad un anno esatto dall'inizio di questa pandemia che ha segnato tutti gli ambiti della vita sociale. Come è cambiato il vostro approccio all'attività? Anche abbiamo visto degli... Eh, quello che è un momento di saggio che ha preso anche un taglio più televisivo perché si arriva nelle case in maniera diversa, in maniera eh, che forse da un lato può essere anche un salto di qualità formativo. Sì, assolutamente sì, nel senso che abbiamo fatto di questo di quest impedimento, di questa difficoltà, abbiamo cercato di crearne un'opportunità per raccontare, per realizzare una narrazione su quello che il conservatorio è per i nostri giovani. Ci siamo attivati, per esempio, anche per quanto riguarda le lauree dei ragazzi, per poterle realizzare in streaming, in maniera che anche le famiglie, gli amici potessero partecipare al concerto finale di questi ragazzi. Ci siamo attivati per tenere le lezioni in presenza, collegandoci al sistema universitario dei laboratori, quindi, tutte le lezioni degli strumenti musicali sono state fatte quest'anno in presenza, con un nuovo anno accademico. Ovviamente certe lezioni di carattere teorico, quelle le abbiamo lasciate a distanza proprio per ovviare al fatto di avere troppe persone sedute in uno stesso, in uno stesso spazio. Ecco. Però diciamo che questo momento ci insegna che a fronte del Pedrotti che nel concerto di Santa Cecilia avrebbe potuto ospitare al massimo 500 persone qualora fosse agibile perché sappiamo che al momento purtroppo ancora non lo è. A fronte di questo noi abbiamo avuto nell'arco di, 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 di 23 ore abbiamo avuto la bellezza di, di 12.000 visualizzazioni. Quindi il Pedrotti, 12.000 persone non ci sarebbero mai potute eh, stare. Quindi l'aspetto divulgativo in questo senso ne ha guadagnato. Ovviamente questo non toglie che la nostra musica si deve fare dal vivo, ma un domani potremmo anche compenetrare cioè far partecipare tutte e due queste modalità nelle nostre nuove produzioni. E concludiamo con lo sport. Sarà un altro weekend senza partite per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ed è una pausa quanto mai opportuna perché l'allenatore della VL Yasmin Repeja è risultato positivo al Covid-19. L'allenatore croato ha dichiarato di avere un po' di febbre ma di non avere idea di come aver contratto il virus. Repescia di recente è stato a Zagabria in macchina subito dopo le finali di Coppa Italia a Milano. Non gioca alla VL, gioca invece domani la Vispesaro in un turno d'anticipo che la vede impegnata in una delicatissima trasferta in chiave salvezza. La Vis sarà in casa del Gubbio che la precede di 7 punti ed ha assoluto bisogno di tornare a muovere la classifica dopo le tre ultime sconfitte consecutive. La Vis sarà a Gubbio senza Marchi, Gennari, Stramaccioni e Lazzari. In parabola ascendente invece l'Alma Juventus Pano che dopo aver vinto a Mantova avrà domenica alle 15 un altro importante scontro salvezza in casa con il Ravenna. Dal calcio al volle domenica torna in campo alle 17 la Megabox Vallefoglia che al Palla di Onigi di Montecchio giocherà la prima gara della pool promozione di Serie A2. L Avversario sarà Mondovica capolista del girone Ovest. E con lo sport si conclude questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento di questa sera e di tutto il weekend. Cominciamo con la prima serata dedicata, come vi abbiamo anticipato, alla settimana rossiniana. Questa sera c'è il concerto Buon Compleanno Rossini alle 20.30, concerto dell'Orchestra Sinfonica Rossini con Giovanni Gnocchi. Domattina l'informazione torna puntuale in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa del sabato Buongiorno Rossini condotta da Antonio Astuti. Ancora settimana rossignana, vi ricordiamo gli ultimi due concerti, quello di sabato 27 febbraio alle 20.30 col duetto Rossignano ancora a cura dell'Orchestra Sinfonica Rossini e domenica 28 febbraio alle 17 gli auguri a Rossini con il Conservatorio Rossini e il Rossini Opera Festival. E domenica sera la prima serata è con Wine and Luxury, il programma di Manuela Pacelli che avrà questi ospiti che vedete in sovraimpressione, ovvero il vice sindaco del comune di Pesaro Daniele Vimini, la guida turistica Elena Bacchielli, Raffaella Voria ed Elisa Bartolucci di Fida Papesaro, l'imprenditore vinicolo Riccardo Cotarella e l'enogastronomo Otello Renzi. A seguire domenica alle 21.30, appuntamento con l'hockey su pista. Trasmetteremo infatti la semifinale di andata di Coppa Italia di Serie B alle 21.30. Si affronteranno amatori Hockey Pesaro e Hockey Club Montecchio. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione di Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV, il più cordiale saluto, un buon proseguimento di serata e un buon weekend.